Allora ragazzi, puntata velocissima dello zombie vlog per dirvi della falsità di YouTube. Ebbene sì, YouTube è falsa, molti lo sanno, alcuni non lo sanno, quelli che non lo sanno glielo dico io, così chiudiamo la faccenda. Allora, YouTube non funziona, molti lo sanno che YouTube non funziona, YouTube è una piattaforma che non è affidabile, è il leader di settore, cioè la piattaforma di video sharing più famosa, più importante del mondo, tutti guardano YouTube, però YouTube non funziona per i creatori di contenuti e i creatori di contenuti lo sanno che ci sono molte cose in cui YouTube purtroppo non va bene. Allora, partiamo da lì, io ho anche le prove ragazzi, vi mostrerò anche le prove del perché non funziona, del perché è inaffidabile YouTube, però adesso andremo per ordine, andremo prima a parlare di YouTube come lavoro. Molte persone si ostinano a dire YouTube, io voglio fare lo YouTuber come professione, lo YouTuber è un lavoro, voglio fare carriera su YouTube, voglio fare i soldoni su YouTube. Chi va su YouTube con quello scopo lì è un illuso ragazzi, perché infatti è una cosa estremamente difficile da ottenere la notoria. È un po' come vincere alla lotteria. Prima cosa ci devi avere i numeri, devi avere le capacità, e io non credo di averle, perché per prima cosa ho una voce orribile, quindi non penso di poter diventare un grande YouTuber. E poi anche per il fatto che tu, oltre ad avere le capacità tecniche, cioè le capacità, il talento magari, devi avere anche i mezzi tecnici necessari, che io non ho. Io non ho una lira ragazzi, io non ho mezzi per fare video su YouTube, quindi i miei video sono generalmente scadenti proprio per questo motivo. E terza cosa, per emergere su YouTube spesso servono agganci, servono cose che tutti dicono non è vero, YouTube è una piattaforma meritocratica. Insomma, c'ho qualche dubbio su questa cosa ragazzi. Comunque pochissimi ce la fanno, diciamo che è un po' come vincere la lotteria essere famoso su YouTube. Pochi sono diventati molto ricchi su YouTube, come esempio PewDiePie, ma tu quando vai su YouTube non devi pensare che adesso divento ricco, faccio pure io come PewDiePie, perché sbagli per due motivi. Primo motivo, perché è difficile che ce la fai, è molto difficile che ce la fai, perché come ho detto è come vincere la lotteria. Secondo motivo, perché tu facendo in questo modo vai a inquinare YouTube, cioè tu riempi YouTube di video inutili, fatti senza passione, fatti solo con lo scopo di fare soldi, quindi video che sfruttano la curiosità di chi sta sulla piattaforma, dell'utenza, perché uno cerca di, questi qui che vogliono fare soldi cercano di fare clickbait, no? Di fare video dove la gente clicca per curiosità, ma poi all'interno il contenuto generalmente è scarso. Quindi insomma uno va a inquinare YouTube con video di scarsa qualità. Mo io, se i miei video personali di Zombie Gamer 80 sono di scarsa qualità, non è perché non ci metto passione, non ci metto impegno, è perché non c'ho i mezzi e non c'ho magari il talento, non lo so, però non c'ho le capacità. Ad esempio la mia voce fa cagare, quindi c'è una cosa che mi preclude proprio la strada del successo. Io già so matematicamente che non diventerò mai un grande YouTuber a causa del fatto che non c'ho i mezzi e non c'ho la voce adatta. Quindi già io su YouTube sto per un altro motivo. Alcuni dei miei iscritti lo sanno, altri l'hanno capito da alcuni miei video che ho fatto dove ho lasciato degli indizi. Chi non lo sa e mi segue presto lo saprà, perché farò un video più avanti dove spiegherò bene cosa ci faccio io su YouTube, qual è il mio scopo su YouTube, perché mi chiamo Zombie Gamer 80 e tutta un'altra serie di cose ragazzi. E il mio scopo su YouTube, purtroppo devo dirvelo ragazzi, forse deluderò alcuni dicendolo, ma è uno scopo molto egoistico, che però non ha nulla a che vedere con i soldi o con il successo o con tutte queste stronzate qua. Però è uno scopo egoistico, cioè io lo faccio per motivi miei personali, poi magari lo scoprirete in quel video che farò più avanti. Allora, dicevo, YouTube in pratica è una piattaforma che non solo non è da considerare per una carriera seria per questi motivi che ho già detto, ma anche perché è una piattaforma fortemente inaffidabile. Su YouTube i contatori non funzionano, si sballano. YouTube ha il potere di non far vedere i tuoi video alle altre persone o di chiuderti l'account come vuole, quando vuole, per qualsiasi motivo. Facciamo l'esempio di PewDiePie, che è miliardario, cioè un botto di soldi, ma se domani YouTube decidesse che lui non deve più pubblicare video per qualsiasi motivo che vuole YouTube, PewDiePie in quel momento da riccone diventerebbe
un nessuno, un disgraziato, uno che non c'ha più una lira, che non c'ha più un introito, diciamo, a meno che non si è fatto un qualcosa di collaterale per pararsi il culo. Spero di sì, perché è una persona intelligente, anche se a me personalmente non piace come youtuber, non mi piace quello stile un po' alla Favij J, no? Non mi piace quello stile un po' così stupidello, però diverte, a tanti ragazzini piace, è comunque così. Allora, dicevo, YouTube è una piattaforma fortemente inaffidabile, uno non ci può fare affidamento per una carriera seria, per un lavoro serio. YouTube andrebbe usato come hobby, se uno c'ha un hobby, come ce l'ho io, il hobby dei videogiochi, e allora tu cerchi di trasmettere la tua passione, quello che sai, quello che vuoi dire, le tue opinioni, alle altre persone tramite YouTube. Questo qui è uno dei miei scopi, però non è il mio scopo principale. Il mio scopo principale, ve lo dirò avanti, l'ho già detto, è uno scopo molto egoistico, che non ha nulla a che fare con i soldi comunque. E comunque dicevo che YouTube al limite può essere usato come trampolino di lancio per un'altra carriera. Ad esempio, ci sono dei youtuber che diventano popolari, che poi questo li spinge verso altri lidi, diventare, che ne so, presentatori, speaker radiofonici, attori. Però già sappiamo che la maggior parte di coloro che hanno fatto di youtuber, che poi sono andati in televisione o al cinema o hanno fatto un disco, di solito hanno fatto delle stronzate enormi. Non faccio nomi, però ad esempio c'era uno che era molto noto su YouTube e che poi è andato in Mediaset a fare il presentatore, e subito l'hanno cacciato fuori perché non era capace di fare il presentatore. Magari come youtuber era bravo, come presentatore non aveva il minimo talento, non era capace. Ugualmente lo stesso discorso degli attori: uno youtuber che magari non c'ha talento, poi va su, che magari parla così, dice stronzate, c'ha successo su YouTube, poi va a fare un film e non sa recitare, ovviamente. Dopo uno o due film lo cacciano fuori a calci in culo, mi pare anche giusto, ragazzi. Però se uno c'ha effettivamente un talento, una cosa, è simpatico, riesce a parlare, può essere YouTube un trampolino di lancio per una successiva carriera. Però secondo me uno non si deve prefiggere già il fatto: voglio fare, che ne so, lo speaker radiofonico, allora mi metto su YouTube così la gente mi conosce. Questo può essere uno showcase, cioè può essere un modo di farsi conoscere, di mostrarsi, però non è, cioè uno non deve andare già col pensiero adesso divento famoso, no, perché la maggior parte delle volte non succede. Tu il video, se lo fai, lo devi fare per passione tua, e poi se viene qualcosa in più, se ti viene un po' di successo, un po' di notorietà, un po' di soldini, è tutto grasso che cola, è tutto positivo, è un qualcosa in più. Ma tu il video principalmente lo devi fare per passione, perché ti vuoi esprimere, perché vuoi parlare, perché vuoi far vedere il tuo hobby, perché vuoi comunicare, non tanto per arrivare da qualche parte, capite? Questo è YouTube, è vero. Passiamo invece alle prove, ragazzi, vi ho promesso le prove, adesso ve le do. Allora, come vedete, siamo sul mio canale, eccolo qui. Allora, YouTube è inaffidabile, anche perché io, i video miei non sono monetizzati, quindi a me non me ne frega niente delle visual. Però c'è chi prende dei soldi, c'è chi monetizza i video e quindi prende dei soldi in rapporto a quante visual fa, a quanti click fa. E quindi le visual per certe persone, per chi conta di mangiarci con YouTube, sono veramente fondamentali, perché è la differenza fra il sopravvivere e il morire di fame, fondamentalmente. E allora che succede? YouTube però il conteggio delle visual lo fa veramente a cazzo. Infatti tante volte, anche se siete dei piccoli youtuber, sicuramente avete visto le visual che oscillano, addirittura c'era chi si è visto dimezzare le visual all'improvviso. Allora, questa è la prova che vi do io. Come vedete, io appena 2 ore fa ho pubblicato il video, eccolo qua, Neo Play Detroit Become Human PlayStation 4, eccolo qua, ci metto anche il cursore sopra, vediamo un po' che dice il titolo completo: Android con un'anima in un futuro distopico. Questo qui è il video che ho fatto dove parlo di Detroit, di questo gioco che sta uscendo questi giorni. E in pratica, come vedete, io se scendo giù vediamo che ho appena 17 visual. Però ragazzi, io quando ho messo il video, adesso siamo a 2 ore dall'uscita del video, a circa 1 ora e mezza dall'uscita del video, io sono passato qua davanti al PC e c'avevo la bellezza di 42 visual su questo. Comunque sono sempre poche, per carità, sono sempre poche, però
tu vai adesso a vedere, le visual sono diventate stranamente 17. Prima erano 19, mo sono 17. Invece vanno avanti, vanno indietro sostanzialmente queste visual. E vi faccio vedere perché è fake. Cioè, voi dite, vabbè, ma tu davvero hai fatto 17 visual perché sei scarso su YouTube. E adesso ci puoi far credere che ne avevi 40, 42, 41, quante erano, e ci stai prendendo per il culo dicendo che adesso YouTube te le ha più che dimezzate, te le ha ridotte a 17. No ragazzi, perché adesso a parte che se io clicco mod sono cambiate di nuovo, sicuramente saranno diminuite ancora, non lo so che cazzo. Allora, questo era il video, vediamo un po', vediamo quanti... adesso me ne ha sempre 17, sono bloccata adesso in questo momento sono bloccata da una mezz'oretta, sono bloccata, non vanno nessuno giù. Come vedete c'ho 23 like, è già strana sta cosa. Come faccio ad avere 23 like su un video che hanno visto solo 17 persone? Cioè, 6 persone sono fantasmi, cioè 6 like fantasma così, messi così? Non è possibile. Comunque direi che io dico che di solito la mia media di visual su un video sono appena 80 visual, però so comunque 80, non so 17, non so così poche. Nei video migliori ho fatto anche 6.000 visual, ad esempio alcuni video di giochi da tavolo ho fatto 6.000 visual, sono stato fortunato. Altri video ho 200 visual, altri c'hanno 120, 150, però la media diciamo è sulle 80 visual almeno, no? 17 sono pochi. Adesso ragazzi andiamo a farci una risata perché qua dice che ho 17 visual, andiamo a contare quanti commenti ho. Ovviamente i commenti sono sempre meno delle visual, perché non tutti quelli che guardano il video commentano, no? Andiamo a vedere, c'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e ancora altri, 21, 22, 23, 23 visual e 23 like, però non tutti quelli che vedono il video mi lasciano like. Infatti se noi andiamo anche su quelli bloccati dal filtro anti-spam ce n'è un altro, e quindi su 24 commenti e 23 like e 17 visual, qualcosa non torna ragazzi, qualcosa non torna. Ci sono 7 persone in più che hanno guardato il video rispetto alle 7 commenti in più rispetto al numero delle visualizzazioni, quindi capite che è una cosa molto strana. In realtà le visual erano più di 40, erano più di 40, perché grosso modo la metà delle persone non lascia commenti per quanto mi riguarda. Poi in altri youtuber hanno anche delle percentuali diverse, magari hanno, che ne so, l'80% che non lascia commenti, oppure il 20%, che dipende dal tipo di video, dal tipo di utenza. Comunque io ce l'avevo più di 40 visual, adesso ce ne ho 17. Non si sa perché, così a random, stranamente. E questo vi fa capire la falsità di YouTube. A me non me ne frega niente, perché io comunque non ci mangio sulle video. Io non prendo soldi, i miei video non sono monetizzati, quindi non me ne frega niente. Però una persona che ci mangia, giustamente rosica, perché se vede che le visuali vengono tagliate così, è un problema serio, perché vuol dire che è come se tu vai a lavorare e quando vai a prendere la busta paga, il padrone, così il tuo capo ufficio, apri la busta paga, conta i soldi, metà se li mette in tasca e l'altra metà te li dà. Dici, ma perché? Così, perché secondo me non te li meritavi, perché secondo me, non lo so, invece di lavorare dormivi o giocavi al PC e non te li meritavi. Ugualmente YouTube fa così, perché c'ha degli algoritmi che in teoria guardano quali sono le visual vere e le visual false, ma se algoritmi non funzionano, perché le mie visual sono tutte vere ragazzi, sono tutti utenti singoli, cioè non è che io ho altri account con cui mi faccio i like, le visual, sono tutti utenti singoli. Questa cosa è provata anche dai commenti che avete visto, sono tutti i commenti di tanti utenti diversi che vengono da diverse parti, ognuno con il suo canale. C'è anche chi il canale non ce l'ha, però molti hanno il loro canale. Quindi ragazzi è così, questa è la falsità di YouTube. YouTube non funziona, non fateci affidamento se volete fare una carriera su YouTube, non è il caso. YouTube non si merita che voi monetizziate i video, perché voi dovete sapere che quando voi monetizzate un video
YouTube ci mette sopra i banner pubblicitari o le pubblicità all'inizio del video, e YouTube su quelle pubblicità giustamente ci mangia. Quindi io ho scelto di non mettere le visual sul mio canale, non solo perché comunque con le poche visual che faccio non prenderemo comunque una lira, ma anche e soprattutto, a parte poi il fatto che il mio scopo non è quello su YouTube, il mio scopo è un altro, poi ve lo spiegherò per chi non l'ha già capito, a cui non hanno già capito qual è il mio scopo. Comunque, dicevo, i video non andrebbero monetizzati perché YouTube ci mangia sopra e a voi vi dà le briciole sostanzialmente, quindi YouTube sciacalla sul vostro lavoro di YouTuber. Per questo io dichiaro che il mio essere YouTuber non è un lavoro, io lo faccio per hobby, delle visual, delle views, della monetizzazione non me ne frega assolutamente nulla, e io sono contento di non aver monetizzato i miei video. E se io li avessi monetizzati, probabilmente li smonetizzerei, togliere la monetizzazione, perché non voglio, non mi piace che YouTube mangi sul mio tra virgolette lavoro, che poi lavoro non è un hobby, i video li faccio per passione, so pure video che non sono nulla di eccezionale, non sono video professionali a livello televisivo, a livello cinematografico, sono video così, possono piacere, possono non piacere, però ragazzi, YouTube mi ha deluso per l'ennesima volta, non è la prima volta che mi delude, perché a me, ho detto che delle views non me ne importa molto, però sto fatto che non ti danno il merito, non ti danno quello che ti meriti, cioè a me il numerino mi frega fino a un certo punto, però perché io non monetizzo, però già vedere che qualcuno mi segue e che sta a sentire quello che dico io già mi appaga, diciamo. Già sentire che qualcuno vede i miei video e mi sta un po' a sentire un minimo, già lo trovo soddisfacente, mi dà un minimo di soddisfazione per tutto il tempo che dedico a YouTube, ragazzi. E quindi niente, YouTube non funziona, non si merita i vostri contenuti, nel senso che non si merita di fare soldi sopra i vostri contenuti. Quindi per questo io probabilmente non monetizzerò mai i miei video, ragazzi. Per questa volta è tutto, un saluto a YouTube, se mi stanno sentendo i capoccioni di YouTube gli faccio un grande ciao e anche una grande pernacchia, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi! YouTube is a place where I can share my ideas with the world. I'm here because I have so many things to say. My ideas are important, and I hope to someday meet every one of you. I feel validated by having your attention for more than 10 seconds. I'll provide you with only the highest quality content. I'll provide you with the best makeup tutorials and prank videos. Online video sharing is important to me.